buon salve cari nato e bentornati finalmente dopo troppo tempo sulla nostra carriera di Formula 1 2019 in Red Bull. Signori, siamo qui con Daniel Kvyat, la nostra Red Bull ragazzi. Allora, ricapitoliamo un pochettino, qualifiche svolte sul bagnato e gara invece che svolgeremo sull'asciutto, lo dico subito per precisare, quindi la 7 è da asciutto. Queste ragazzi sono gli sviluppi della ricerca e sviluppo appunto, e ci consiglio di sviluppare questo pezzo. Vediamo un po', facciamo schifo sul motore, però abbiamo facciamo veramente cacare sul motore, ma proprio tanto. Questo pezzo costa 1.500, beh mi toccherebbe sì sviluppare questo, perché se loro mi consigliano vuol dire che poi svilupperò troppo, cioè loro gli altri svilupperanno un botto. Però vedete il motore, guardate il motore, che schifo il motore, è una vergogna. Dovremmo migliorare il motore ragazzi. Come rivalità siamo contro Sebastian Vettel e vi dico ragazzi che la difficoltà siamo a 94%, Daniel Kvyat è in decima posizione nel campionato piloti, quindi insomma non ci sta fruttando molto aiuto, posso dire così. La Renault ha sviluppato un bot ragazzi, vedremo che cosa sviluppare, penso qualche pezzo del motore. Ci vediamo, andiamo in gara signori, e quindi vediamo che cosa fare, perché potremmo provare a sviluppare qualche pezzo del motore. Grande ambientazione per una gara, ovviamente siamo tra le montagne della Stiria, splendida cornice di tantissime gare della storia di questo Gran Premio. Ricordiamo anche alcuni episodi controversi come nel 2002, ma anche momenti di grande felicità come la storica vittoria di Niki Lauda in casa nel 1984. Il circuito di Spielberg si trova a 700 metri sul livello del mare, con solo 10 curve, è una delle piste più corte di tutta la stagione. Un giro qui copre 4,2 km, con le migliori opportunità di sorpasso in curva 1 e nella stretta curva 3 in salita. È qui con me Luca Filippi, pronto a darci le ultime notizie sulla gara di oggi. Come tutti i piloti dello stesso livello, è molto ambizioso, ma la Formula 1 è decisamente sopra le altre serie e le aspettative sono alte fin dall'inizio. Diamo un'occhiata alle posizioni sulla griglia di partenza. Nardi si posiziona in pole position e al suo fianco c'è Lewis Hamilton. Proseguendo... Ok, ragazzi, avete visto che a fianco abbiamo la Mercedes. Cerca di arrivare almeno al terzo posto. Buona fortuna. Siamo primi, quindi speriamo di arrivare primi invece, o primi o secondi. Anticipare la sosta, ritardarla costerebbe pochissimo, raga. Potremmo anche provare a ritardare la sosta. Vediamo, se la anticipiamo è troppo. Se la ritardiamo invece non è male. Teniamo il decimo, se poi rientrano e poi vediamo. Intanto la benzina, come al solito mettiamo il nostro 1,4, però qua si consuma molto, quindi facciamo un... vabbè, 1,4 va bene, no? Abbiamo la dietro, no, vedo dell'arancione, raga, vedo una McLaren. Ma che cazzo? Sì, vedo, raga, vedo una McLaren. Boh, vabbè. Andiamo in pista. Sì, raga, Butler con la McLaren. Congratulazioni. Si parte, attenzione alla partenza. Vediamo se siamo partiti molto bene. Ok, siamo partiti benissimo. Attenzione qui. Ah, lunghi. Fatti avvertimento, attenzione a non fare gli stupidini. Ho sbagliato infatti, fantastico. Teniamo un po' questa visuale raga, che è molto bella, secondo me ci sta. Ok, vediamo Leclerc, lì ci prova su Hamilton. Ce la fa. Però stanno riscontrando di nuovo e mi sa che di nuovo qua Hamilton tirerà la stack bello, perché il problema è che noi partendo davanti, se partissimo più indietro potremmo fare quegli scontri. Guardate, lì sono in quattro a farsi uno scontro per la posizione, ma
Non so, in qualifica sto sempre primo, vabbè. Battessi un po' più indietro avrei più divertimento. E vedrei un po' più divertimento. Qua abbiamo un botto di componenti da migliorare, tra l'altro, parte l'usura. Sono le componenti 2 queste, mi sa, eh. Non vorrei dire, ma mi sa di sì. Ok, 1,7 non è male, però sì, infatti si può migliorare. Mi sono andato lunghissimo. Attenzione alla via di fuga. Ok, via libera. Attenzione anche a Charles Leclerc qui con la sua Alfa Romeo Sauber. Virtual un pochettino così adesso qua, ok. Si tira tutto qui. Con Leclerc che ha il DRS, lo strombolo. E noi lo chiudiamo. Ma anche mezzo toccato l'ala. Ma niente di che, ok. Vediamo Lewis Hamilton, ci prova. Anche se basta. Madonna lì dietro cosa stanno facendo. Madonna lì dietro cosa stanno facendo. Guarda che lotte. Fantastico. Dobbiamo moderare la modalità di erogazione delle RS. Attenzione, al DRS di nuovo. Vai, ora qua sarà di nuovo una costante difesa. Perché noi abbiamo una buonissima aerodinamica, non so, rispetto a loro. Ma pecchiamo in velocità. E loro no, perché hanno un motore Ferrari. La velocità di carica della batteria è ridotta. Fantastico. E se la situazione peggiora saremo costretti a ritirarci. Sì, vabbè. Non esagerare. Ok, qua c'è Leclerc. Che ovviamente passa. Sì. No. No, sa. Come Leclerc, Verstappen, aiuto, non devo fare la cavolata come ha fatto Leclerc, ok. Guarda Kvyat quanto è in fondo. Cioè sta lottando con le Williams. Ti prego, vi prego, Red Bull, cacciate. Cioè i costruttori non possono vincere in questa maniera, cioè se continuo ad avere un compagno di squadra che non va mai a punti. Cioè è ultimo, madonna, è ultimo. Come fa a essere ultimo? Che schifo. Qui però c'è Leclerc. Lo faccio passare prima del dash on point. Ok, no, mi sa che non ce l'ho fatta. Leclerc. E invece ce l'avevo fatta comunque col dash on point. Ma guardate che schifo il nostro motore. Leclerc è veramente una furia, cioè vuole a tutti i costi la nostra posizione. Ok, allora attenzione perché siamo al sesto giro, quasi settimo. Charles Leclerc qua dietro, Lewis Hamilton qua dietro, tutti dietro, ma sono straveloci. E hanno un passo incredibile. Il nostro compagno di squadra è ultimo. Uscita di curva incredibile rispetto a lui, quello va detto. Hai perso qualche decimo di vantaggio sulla vettura che ti segue. Qua è strattaccato. Qua non. Qua passa. All'esterno? Ok, vediamo solo il DRS. Sì, ce l'ho. E resisto all'esterno. Mossa incredibile da parte nostra, ve l'avevo detto. Mossa incredibile, le gomme molto consumate, però attenzione. Ho un passo di gara più o meno simile, non tantissimo, quindi adesso. Fatta la terza. Più punti nel campionato. La
carica della batteria è a posto. Aumentiamo l'erogazione delle RS per migliorare il ritmo. Ok, vai. Ok, la finestra del pit stop è aperta, puoi tornare ai box. Ma io non me la sento di rischiare il track presto. Soprattutto se c'ho sto qua attaccato ai calcagni, perché io so già come andrà a finire. Ah, se fosse vicinissimo non ci sarebbero problemi, rientrano tutti praticamente. Ed è quello il problema principale, aiuto. Allora, se entro ai box e c'è sto qua vicinissimo non è un problema. Ma devo avere almeno 2 secondi dalla Ferrari prima che entro, perché se no io entro, la Ferrari mi passa, sto qui, non lo piglio più. Devo fare miracoli qua nell'ultimo settore. Cosa che ho fatto? Ah, giusto, c'ho già, vabbè. Per sicurezza. Alla fine di questo giro. Ok. Vai, ci siamo. Ci siamo, chi si è fermato? Ok, lui. Attenzione. Fuori, sarai subito in gara all'uscita dai box. Pronti, vai. Ok, è passata una AS. Oh, è passato. È passato. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Devo stargli dietro. Pure il DRS. Stiamo lì attaccatissimo, non dobbiamo perdere. Ti consigliamo di passare al Mix 2. Non me ne frega nulla a me del Mix 2. Aiuto! Di nuovo! Scontro! E ripassiamo! Charles Leclerc che però si rifà. Ah, con tutto sto traffico, mannaggia, ho danneggiato l'ala. Ho un po' di difficoltà a fare le curve a destra adesso, che però per fortuna in questo tracciato sono pochi, non sono tantissimi, dai. Ok, Leclerc starà essendo rallentato. Ah, attenzione qui all'entrata dei box che è molto pericolosa. Ok, abbiamo anche il DRS. Ok, compagno scuderia Fette sta uscendo ora. Attenzione, ok, passato. Ma è veramente stravicino. Stravicino Sebastian. Mamma mia, oh. Che roba questi due dietro, che roba. Che patimento tenerli dietro. Con anche la mia ala che è spaccata. Quindi non do massime prestazioni. Perché fate la hard di nuovo? Raga, la Ferrari punta sempre su queste strategie ambigue. Attenzione. Ok, Giovinazzi dovrebbe essere entrato. In questo passo, raga, il costruttore non lo c'è. Cioè, non possiamo vincere il costruttore. Ok, Hamilton. Bottas, passato. È ultimo Kvyat. Ti prego, mercato pilota, caccia sto qui, mi ha rotto veramente, non lo voglio più. Avessi avuto Verstappen. Vabbè,
Qua abbiamo Sebastian Vettel, però, quindi attenzione, perché abbiamo il giro veloce. E sappiamo che Sebastian è pur pronto. Consumiamo un po' di energia a soffiarci la nostra posizione, quindi dobbiamo continuare a spingere. Anche Leclerc potrebbe farsi sotto, farsi vedere, insomma. Cosa che non fa. Cioè no, sì che fa su Vettel, molto vicino. Fu, attenzione. Ok. Un po' lunghini qui. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Ok, basta. Abbiamo un'uscita di curva mostruosa. Cioè, veramente incredibile la nostra uscita di curva. È come se avessimo il controllo di trazione completo. Usciamo veramente velocissimi. Perché col fatto che io sono abituato ad avere il controllo di trazione nuovo, col medio faccio veramente robe incredibili. Cioè, esco velocissimo dalle curve. Comunque ragazzi, vi ricordo, difficoltà 94%, quindi attenzione. L'IA si farà sotto. Mostruosi questi ragazzi, mostruosi. Davvero incredibile. Attenzione anche qui, sempre DRS, sempre DRS, io devo cercare di spremere un po' di ERS e di benzina. Attenzione. Vicino qua, molto vicino. Sei all'ultimo giro. Ultimo giro ragazzi, ultimo giro. Vettel qua vicino. Kvyat lentissimo. Su Kvyat stiamo continuando a recuperare. Cioè, se avessimo avuto una gara al 50%, molto probabilmente sarei riuscito a doppiare Kvyat. Continuando a spingere ovviamente. Tentiamo il tutto e per tutto. Il giro veloce. Di nuovo, cioè come Hamilton, l'ultimo giro veloce. Dobbiamo provarci. Ok, meno 2 decimi, potremmo riuscirci, vediamo. Vettel è andato via adesso. Vettel l'abbiamo distanziato. Attenzione a non finire la benzina all'ultimo. L'energia dell'ERS veramente recupero incredibile. Giro veloce all'ultimo, guida perfetta, ce l'abbiamo fatta, complimenti. Un'altra vittoria portata a casa da Nardi e dal Red Bull. Una gara che ha dell'incredibile, il pilota ha dimostrato un'abilità senza precedenti e ha consegnato la vittoria alla Red Bull. Devo simulare quel suono, raga, in qualche modo, quindi ho fatto così. Luca Filippi, bravo. Di cosa ritieni si siano distinti? Bravo. Il casco mi piace un casino, troppo bello. Deriva dal temperamento. Ha mantenuto il controllo.
controllo mentre tutti gli altri lo perdevano, il che gli ha consentito di ottenere il massimo della vettura, di massimizzare la strategia e di rimanere fuori dai guai. Boh, so dici tu, mi fido. Vedo una Mercedes lì a fianco a Sergio. La vittoria fino in fondo e i suoi sforzi sono stati ripagati. Hanno già ormai un ruolo di primo piano in questo sport, quindi è impossibile non esaltarsi per il successo di oggi. Stiamo vincendo troppo, raga. Ma tanto avremo un po' un calo perché le prestazioni stanno scendendo, vedo. Poi c'è Silverstone, dove lì col controller sarà da ridere. Poi Silverstone. Poi c'è dopo Silverstone. Non mi ricordo, aspettate. Ah, Germania, Ungheria, Spa. Ok. Monza lontana ancora. Monza è lontana. Tuo vantaggio nel campionato. Già. Ora una domanda per te, Luca. Chi è a tuo parere il pilota del giorno? Generalmente mi concentro sui piloti che danno più spettacoli in gara, ma oggi sono rimasto colpito soprattutto da Nico Hülkenberg, che ha guidato senza sbavature. Cioè, ora veramente vedere. E passiamo ai costruttori. La Red Bull aumenta ancora i punti di vantaggio dopo un weekend del genere. Sì, ma solo perché ne faccio io di punti. Estremato insieme. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video. Iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto. Attivate la campanella di notifiche per rimanere aggiornati sugli ultimi video. E mi raccomando, lasciate un bel like per continuare questa bellissima serie. Ci vediamo alla prossima. Ciao!